Il 20 luglio 2015 è stata pubblicata un'interessante ricerca scientifica condotta in Belgio su 370 adolescenti con un'età media sui 15 anni. Ai partecipanti era stato chiesto di compilare per un anno intero dei questionari che avevano lo scopo di misurare il loro grado di solitudine. E in base ai risultati emersi sono stati suddivisi dai ricercatori in 5 categorie con una crescente tendenza all'isolamento sociale. In una seconda fase dello studio veniva chiesto a loro di immedesimarsi in due possibili scenari. Scenario di inclusione sociale: viene inaugurata una nuova panineria in città, alcuni dei tuoi compagni di classe ci andranno per pranzo e ti hanno chiesto se vuoi unirti a loro. Scenario di esclusione sociale: vedi su Facebook una foto di un compleanno di classe al quale tu non sei stato invitato. Per ognuno di questi due scenari, i ragazzi dovevano esprimere le emozioni che sentivano di provare. Coloro che erano stati precedentemente classificati come più solitari dimostravano di vivere la situazione di esclusione sociale in modo particolarmente negativo rispetto agli altri, manifestando alti livelli di rabbia, delusione e gelosia, e attribuendo il mancato invito alle proprie caratteristiche personali, ovvero al proprio carattere o al proprio aspetto fisico. E fin qui non ci sarebbe nulla di cui stupirsi. La cosa interessante è che questi stessi ragazzi mostravano scarso entusiasmo anche nella situazione di inclusione sociale, ovvero quando erano stati effettivamente invitati dagli amici. Perché? Perché l'invito era stato interpretato come frutto del caso oppure come legato ad un secondo fine. Questo significa che chi ha tendenze solitarie è anche più predisposto a vivere con sospetto i tentativi di coinvolgimento da parte di familiari, amici e coetanei, facendo pensieri del tipo: lo ha fatto solo perché si sentiva in obbligo, non gli interessa veramente se ci sono anch'io, oppure lo ha fatto solo perché non c'era nessuno altro a cui chiedere. A causa di questa predisposizione mentale, gli hikikomori arrivano ad abbandonare tutti gli amici, anche quelli più insistenti e longevi. Si viene a creare un meccanismo ricorsivo che potremmo chiamare il circolo vizioso della solitudine, per cui più ci si isola, più si tenderà a mettere in atto una serie di comportamenti ed atteggiamenti che contribuiranno a perpetrare tale stato e a renderlo cronico. Potremmo paragonare la solitudine ad un grande affascinante bosco. Vi entriamo in cerca di tranquillità, ma dobbiamo stare attenti a non spingerci troppo oltre, altrimenti rischiamo di non trovare più la strada di casa. Molti hikikomori iniziano il loro isolamento in modo del tutto istintivo, soffrono lo stare con gli altri, sentono forti pressioni di realizzazione sociale su di loro e decidono di fuggire da tutto questo passando il proprio tempo da soli in casa. Inizialmente questo isolamento può essere vissuto con sollievo, ma sul lungo periodo si rivela inevitabilmente un'arma a doppio taglio. Quella che era inizialmente una scelta di voler stare da soli si trasforma, senza neanche che ce ne rendiamo conto, in una gabbia dal quale non riusciamo più a uscire, nemmeno volendolo. Una volta che abbiamo tagliato tutti i ponti con i nostri amici, cosa facciamo quando sentiamo quel fisiologico bisogno di contatto umano? Di ricontattarli non se ne parla neanche. Faremmo una figura troppo imbarazzante da sopportare. E se ci dicessero di no? Abbiamo perso troppo tempo. Vediamo, immaginiamo i nostri coetanei diplomati, laureati, fidanzati, con una casa, con dei figli. E il solo pensiero di ricominciare da capo ci soffoca e ci appare impossibile. Ecco, pensieri come questo contribuiscono a trasformare un isolamento che noi interpretiamo magari come una fase momentanea della nostra vita in una voragine che si amplia man mano che il tempo passa. Capite cosa intendo quando sostengo che l'hikikomori non debba essere considerato una patologia, ma possa diventarlo? Come detto, la maggior parte degli hikikomori inizia il proprio isolamento in cerca di sollievo, cercando di fuggire da un disagio sociale. Semplicemente sente di stare meglio nella propria camera da letto rispetto a qualsiasi altro luogo sulla faccia della terra. È un meccanismo istintivo. Definire l'hikikomori una patologia in questa fase iniziale è, a mio parere, scorretto. Ma se questo periodo di isolamento si allunga e si estremizza, il rischio di sviluppare psicopatologia aumenta esponenzialmente. La solitudine, infatti, stimola la rimuginazione compulsiva dei pensieri negativi e favorisce la creazione di quegli schemi mentali rigidi e ricorsivi tipici della depressione. Tali schemi appiattiscono la nostra percezione della realtà, che ci apparirà sempre più distaccata, fredda e irrazionale. La nostra personale interpretazione dell'esistenza diventa allora l'unica verità possibile, una visione che si cristallizza e tende a rimanere stabile proprio a causa di una routine che di certo non favorisce il cambio di prospettiva. La solitudine crea dipendenza, ma l'oggetto del desiderio non è una sostanza, bensì uno spazio, un'abitudine, una sensazione. Come si fa allora ad uscirne? Come si spezza lo schema mentale? Come si scappa da questo circolo vizioso? Innanzitutto diventandone consapevoli, comprendendo come l'ambiente e il nostro stile di vita plasmano i nostri pensieri e le nostre azioni. Ciò significa che nel momento in cui rompiamo la nostra routine, modifichiamo le nostre abitudini e cerchiamo di variare gli ambienti frequentati, inevitabilmente cambierà il nostro modo di percepire la realtà e l'esistenza, anche il modo di percepire noi stessi. È un processo inevitabile. Se vogliamo cambiare, dobbiamo prima cambiare. Fare questo da soli però è molto difficile. È necessario trovare qualcuno che ci aiuti a guardare i nostri stessi pensieri da un diverso punto di vista. Qualcuno che sia in grado di metterli in discussione, di criticarli e di conseguenza di modificarli. Qualcuno che ci aiuti a rielaborare una visione della realtà che abbiamo plasmato in solitaria per anni, la cui veridicità ci appare inappellabile, ma è solamente frutto della
della nostra illusione. Insomma, se vi trovate in una situazione simile, non abbiate mai paura di chiedere aiuto. Vi sembrerà un'affermazione banale, ma dalla solitudine non si esce da soli.